Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. Come sempre affrontiamo realtà invisibili, realtà che si conoscono poco ma che meritano di essere conosciute. E oggi parliamo di una realtà quanto mai affascinante. Parliamo del popolo dell'aria, un popolo variegato, un popolo che ci accompagna discretamente, di cui sappiamo a volte molto poco. Ma oggi abbiamo occasione di conoscerlo un pochino meglio. Infatti ne parleremo con Domenico Marinetto, delegato provinciale della LIPU di Asti. Ne parliamo con Elio Bellangero, responsabile della SOS Gaia sede di Asti, e con Giancarlo Barbadoro, presidente della Eco Spirituality Foundation. Allora, ho introdotto il tema dicendo il popolo dell'aria, perché in effetti voi della LIPU di Asti, comunque la LIPU in genere, vi occupate essenzialmente di volatili, anche se non solo, è vero questo? Sì, la LIPU si occupa in particolare di uccelli per preservare tramite gli uccelli l'ambiente naturale. E poi in alcune realtà dove ci sono, come la nostra, dove c'è un centro recupero, allora ci si occupa anche di altra fauna selvatica che non sono gli uccelli. Visto che sarebbero abbandonati, visto Certo. che le altre associazioni si occupano di animali d'affezione, animali domestici, e allora noi ci occupiamo di tutti gli animali selvatici, dal piccolo Fate un grosso al lavoro, grande. fate un grosso lavoro. Io vorrei magari iniziare da un filmato che abbiamo tratto da un vostro filmato più lungo. La versione integrale si troverà poi sul sito di SOS Gaia e anche quello della LIPU. Ma andiamo con il primo filmato. Come si fa a non intenerirsi davanti a immagini del genere? Mi ha incuriosito quel guanto che avete creato Sì. per dar da mangiare. Come l'avete pensata Allora, questa cosa? il nostro compito è quello di non abituare gli animali all'uomo, Certo. perché quando saranno poi di nuovo nel loro ambiente naturale, sicuramente l'uomo che avvicineranno non sarà altrettanto disponibile a nutrirli o a trattarli bene. E
allora tramite il guanto si, quelli sono allocchi, si riproduce il genitore che nutre l'animale. Quindi però si è fidato anche, questo allocco, questo piccolo di allocco? Ma perché lui non conosce il genitore, conosce i segnali che il genitore deve avere per essere accettato dal piccolo. E quindi lui accetta da mangiare da questo pupazzo, anche fatto male, però aveva i segni distintivi dell'allocco. Un'altra cosa che mi ha colpito alla fine, quando liberate, cos'è, un altro... Un astore, che all'inizio rimane posata sulla schiena. Nella voliera, quello è un allocco, perché tendono a difendersi e allora si buttano, hanno le armi migliori che hanno, sono le zampe, sanno di potersi difendere con le zampe più che col becco e si buttano sulla schiena e tendono a difendersi e quelli sono animali realmente selvatici, sono stati allevati per magari due mesi, però hanno ancora una sana paura dell'uomo. Meno male, perché poi la cosa bella è che voi il vostro intento è quello di liberarli. Il nostro intento assolutamente è quello di liberarli. Sì. Come si svolge la vostra attività? Ho visto che ci sono delle cassette dove le persone possono depositare l'animale in difficoltà e voi lo andate a ritirare così, no? Allora, abbiamo costruito questa cassetta perché, essendo noi volontari, non sempre al centro c'è un volontario che può fare, chiamiamolo, l'accettazione. E quindi chi decide di portare l'animale, normalmente lo portano in una scatola di cartone chiusa, può depositare l'animale e sulla porta dello sportello c'è ci sono dei numeri di telefono per avvisare che l'animale è lì. Poi ho visto nel filmato più lungo che li curate anche sottoponendoli ad esempio a interventi chirurgici, però poi li liberate nella voliera grande. Poi li si riabitua al volo, le voliere sono grandi, quella per gli uccelli più grandi è lunga 18 metri, quindi insomma... Per loro sono comunque piccole, però si riesce a vedere se il volo ha qualche difficoltà. Certo. Quindi, perché nelle voliere piccole si rischia di andare a liberare un animale ancora in difficoltà. Chiaro. Noi abbiamo qui anche Elio Bellangero, che è responsabile della sede di Asti di SOS Gaia, con cui c'è una collaborazione, c'è una grossa collaborazione tra SOS Gaia e Lipu, anche perché tu, non so perché, trovi tutti i piccioni feriti e li porti da loro, no? Sì, assolutamente sì. E noi, vengono forse, tutti da te quelli che... Una roba del bene. Genere, da me e dagli altri operatori di SOS Gaia in Asti, ormai da svariati anni. All'inizio ci stupiva, adesso invece non ci stupisce più, no, ma forse sarà solo per il fatto che noi ci facciamo attenzione, che insomma abbiamo in cuore così la voglia di cercare di vedere se intorno a noi c'è qualcuno, e soprattutto tra i più deboli, anche gli perché animali, i colombi che ha bisogno d'aiuto. Purtroppo i colombi non sono sempre ben visti, ne abbiamo un esempio qui a Torino che ci sono stati dei passi indietro perché adesso ci sono dei grossi limiti nel nutrirli. E anche molta gente chissà perché non li può sopportare, invece io trovo che siano degli esseri stupendi. Loro sono anche degli esseri molto estremamente riconoscenti, noi abbiamo avuto ormai decine e decine di colombi che per vari motivi abbiamo trovato in difficoltà, o in strade cittadine, o in campagna, o nelle periferie della città, eccetera, e sempre comunque hanno dimostrato di rendersi perfettamente conto di quello che si stava facendo per loro, con un rapporto veramente, oserei dire, amabile, nel senso che magari all'inizio spaventati, poi si mettevano lì tranquilli, ci lasciavano fare, e poi quando venivano liberati delle volte ci davano delle dimostrazioni, mi ricordo di sempre affetto. Un colombo che ha volato tanto alto, 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 poi è sceso di colpo, quasi a sfiorarci il viso. Mi ricordo, c'è stato il colombo Kim, mi sembra che avete portato da loro. Sam. Sam, ecco.
quello che avevamo salvato a malapena proprio a Venaria. Sì, sì, e che adesso sta bene. Adesso vola felice chissà dove, era uno splendido colombo nero che tra l'altro ha dovuto rimanere molto, molto a lungo da voi, quasi un anno, perché era un colombo cosiddetto d'allevamento, di quelli che per qualche motivo era riuscito a fuggire da una gabbia dove veniva allevato, infatti era ciccione. Quello rosso. Nero, no? Quello nero. Sì, che abbiamo trovato noi, sì, esatto. Sì, ricordo benissimo la sua storia, era destinato a finire molto, molto male, molto male. Io direi di andare con la pubblicità. Eccoci di nuovo a noi, e io vorrei chiedere a Giancarlo, visto che ti occupi di miti, antiche tradizioni, sicuramente sul popolo dell'aria si può trovare veramente di tutto, perché è talmente un argomento affascinante. Oltre al cielo stellato, sulla nostra testa abbiamo questo popolo dell'aria che continuamente si muove, per cui già nell'antichità lo notavano e quindi chiaramente hanno ricamato tutto il ricamabile. Infatti, ad esempio, ci sono dei dipinti che nel nord della Francia, in una grotta, che sono del 30.000 a.C., dove si è raffigurato un gufo reale. Quindi dà un certo simbolismo anche quello, anche perché il gufo reale lo vedevano i Celti, soprattutto lo vedevano poi come simbolo di saggezza, anche perché lui era in grado di portare alla luce, la notte alla luce, no? E quindi essere in grado di vivere nella luce, ma era in grado anche di dominare il profondo della notte, e per questo veniva chiamato, cioè veniva considerato un saggio che viveva i due opposti, ecco, qualcosa di questo genere. Poi abbiamo simbolismo che veniva dato ad esempio dagli egizi ai falchi, che erano considerati praticamente legati a Horus. Poi c'era ad esempio il pelle rossa, che addirittura lo consideravano come la manifestazione di un dio, ma questo soprattutto per le aquile. Infatti l'aquila era considerata praticamente la manifestazione tangibile di Huancantanca. Oppure, se vogliamo guardare ancora i miti, abbiamo, ma lì possiamo sfondare in tutto quello che vogliamo, insomma. Ad esempio, per uscire dai rapaci, abbiamo ad esempio il mito, il simbolismo dell'airone, che veniva considerato la struga di un drago e veniva considerato anche come la fenice, in grado di rigenerarsi ogni volta. Infatti veniva considerato che ogni volta che c'era un'apparizione di una fenice c'era il cambiamento di una situazione, soprattutto nella socialità, cioè addirittura il movimento che rivelava il passaggio da una religione a un'altra. Ecco. Infatti nell'antico Egitto questo veniva molto considerato. Ecco, oppure non so, gli sciamani, anche per terminare, sempre sui rapaci, loro valutavano che l'aquila era la manifestazione anche loro di un dio, tant'è che loro venivano chiamati poi i figli dell'aquila. Bello. Ce ne sono tantissime, veramente. Ecco, lei personalmente com'è che si è avvicinato a questa realtà? Cos'è che è scattato? È una passione, direi, innata. Perché da piccolo avevo uno zio appassionato di natura, ma era un contadino, non era istruito, però aveva la sensibilità per cogliere le cose giuste. E mi ha introdotto un po' all'amore per gli uccelli, e poi ho continuato. Poi, quindi si crea un rapporto particolare, immagino anche personale, con queste creature. Sì, perché appunto c'è una... Io ho paura dei mammiferi, ho paura dei denti, però invece un rapace che no. Mi distrugge una mano mi dà pochissimo fastidio, mentre invece vedere un pipistrello che cerca di mordermi il dito, che peraltro poverino non ce la fa perché ha la bocca talmente piccola che non ci riesce, un pochino di ansia me la mette. Ma se lasciano avvicinare gli uccelli che curate voi? Quando sono in difficoltà, sì. Quando sono in difficoltà, io mi sono ritrovato a estrarre da una lastra imbevuta di colla per i topi a staccare una civetta tenendola ferma con un dito. Mamma mia.
E poi il giorno dopo non era più avvicinabile, però in quel momento lì bastava il mio dito per tenerla ferma. E io con la cenere e l'olio d'oliva la staccavo e lei era immobile. Questa immagine mi aveva colpito molto. In realtà è una posizione di attacco. No, quella è una prerogativa che hanno tutti gli uccelli. Hanno un orecchio interno ancora più complicato del nostro, e però se sono fermi hanno difficoltà a capire quale è la loro posizione. Quindi tutti gli uccelli, quale più, quale meno, se vengono messi sulla schiena, magari tenuti su una mano, non riescono a capire dove sono nell'ambiente e quindi non volano. Basta muoverli e capiscono dove sono e se comunque ne vanno. Sono straordinari. Ad esempio il fatto che muovano, girino la testa quasi totalmente. I rapaci notturni sono incredibili. Girano la testa quasi completamente e per questo hanno gli occhi frontali. Che gli altri uccelli hanno gli occhi laterali molto sporgenti per avere il più possibile la visione stereoscopica. Invece tutti i rapaci notturni hanno appunto gli occhi frontali. Sono degli alieni, sono veramente incredibili. Sono forse quelli che l'uomo conosce meglio, perché per esempio il Barbagianni è forse tra i rapaci notturni il più conosciuto, no? Pur essendo quelli che si vedono meno, perché sono quelli che vivono la notte, che per noi semplici animali a due zampe è quella che ci crea più difficoltà a vedere, e abbiamo dovuto inventare ogni sorta di artificio per illuminarci la vita, perché altrimenti avevamo paura. È verissimo. Mentre invece loro riescono a vivere, come diceva, la notte e il giorno. E quindi riescono, pur vedendo bene di notte, a volare tranquillamente in mezzo ai rami di un albero in piena notte senza colpirne uno. Quindi anche in questo caso hanno qualcosa in più di noi. Hanno delle caratteristiche in più di noi. Abbiamo fatto crescere il nostro cervello, che ci ha dato la possibilità di comunicare, però loro probabilmente comunicano in maniera diversa, ma comunicano loro comunicano, di comunicare con la parola. Loro senza la parola comunicano in maniera diversa, ma magari meglio di noi. S.S. Gaia Asti e l'IPU collaborano, ma collaborano anche per un'altra cosa un po' spinosa, che è il contro il palio, giusto? Abbiamo a suo tempo discusso di questa cosa con alcuni rappresentanti della Lipo di Asti, in particolare col dottor Giovara, e su una circostanza che si è trovati entrambi d'accordo, e cioè il fatto di non avere assolutamente di non poter assolutamente accettare che in una manifestazione voluta e organizzata dall'uomo si continuassero a perpetrare dei delitti che sono quelli delle morti dette accidentali, ma in realtà noi riteniamo delittuose. L'ultima non è stata proprio tanto accidentale. No, l'ultima di settembre è stata praticamente provocata da malversazioni del Fantino. E per cui si sta scoprendo che ad Asti sono molte le persone sensibili. Assolutamente, oltre ad averne parlato, come dicevamo, anche con altri operatori, noi soprattutto abbiamo sentito tanta gente. Ancora di recente, la settimana scorsa, ci è capitato di sentire un gruppo di persone che si lamentavano del fatto che il Comune spende un sacco di soldi per il palio, ma non si rende conto di quante altre cose potrebbe sembra essere. Sembra un po' la storia della caccia, che penso anche la caccia vi troverà d'accordo sicuramente. La corrida, è voluta da una percentuale bassissima di persone, penso anche il palio. Sì. La maggior parte delle persone non vuole queste cose, però continuano a esistere perché la tradizione, tra virgolette. Ma che tradizione anche, è? Probabilmente è anche perché nel palio ci sono anche delle scommesse, quello forse il motore. Scommesse ovviamente non in chiaro, ma perlomeno quelle sicuramente ci sono. Probabilmente sì. Poi ovviamente gli enti pubblici la buttano sull'economico, sul commerciale, sul turistico, eccetera.
E noi abbiamo buttato la prima pietra nello stagno scrivendo al sindaco una lettera molto chiara che poi è stata pubblicata anche sul sito di SS Gaia, su Sian Newspaper, nella quale sostenevamo che non soltanto noi ma moltissimi cittadini astigiani non gradivano che si continuassero a perpetrare questi delitti. Una domanda che io mi sono posta molte volte e la pongo a lei è: noi conviviamo con milioni e milioni di esseri alati, come mai non si trovano mai i cadaveri? Io davvero mi ci spacco il cranio su questo. Dove sono? Dove vanno a morire gli uccelli? Non è che voglio per forza una risposta. Hanno una vita, un'aspettativa di vita decisamente bassa, quindi c'è un ricambio notevole. Dove vanno? E la maggioranza viene predata. Quelli che non vengono predati, che muoiono di malattie o di... che non muoiono subito, perché si trovano quelli sulla strada, quelli muoiono subito. E quelli che non muoiono subito si ritirano quando sono in difficoltà sotto un cespuglio o in un posto nascosto per riuscire a cercare di sopravvivere al riparo dai predatori. E poi se sopravviene la morte, muoiono lì. Siamo in campagna, è tutto recintato, una vasta zona recintata, però non abbiamo mai trovato cadavere di uccelli. Lì i predatori non ci sono, a parte qualche gatto. Ma i predatori sono molto più nascosti. Criptici, più ancora degli uccellini piccoli. Può essere, quindi, certo. Si vedono poco, ma ci sono anche i predatori. Perché uno sparviero in ogni più piccola valletta c'è. Abbiamo solo ancora un minuto e vorrei dedicarlo a come poter aiutare, collaborare, visitare la LIPU di Asti. Cosa possiamo suggerire? Il nostro centro è visitabile su prenotazione dalle scuole e anche da privati, da famiglie. Normalmente in primavera e estate, il sabato e la domenica. E troviamo tutto sul sito. I numeri sono sul sito e appunto www.lipuat.com. Perfetto. E poi le informazioni sono lì e si può. Certo. Ci può concordare. Si può venire e in primavera, estate, il sabato e la domenica qualcuno c'è. Perfetto. Gli altri giorni bisogna telefonare. Perfetto. Per quanto riguarda SOS Gaia, basta andare sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Grazie a tutti voi che siete intervenuti e grazie agli ascoltatori e alla prossima puntata.